Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Gabriele, buongiorno, buongiorno. Buon appetito a tutti, eh. Buongiorno, come stai? Pure la Gadoni hai fatto fuori? No, sta facendo. Ma come le chiamano? Attila proprio. Sta facendo delle cose per la radio, Mimmo, per la radio. Stiamo preparando una trasmissione. Sei veramente bravo. Perché? E che dici? Sta facendo delle cose, quella è una signorina. No, ma stiamo preparando una trasmissione. Allora, no, esprimiti meglio, per favore. Okay, dai. Mi esprimo meglio. Stiamo preparando una trasmissione per domani. Che andrà per la prima volta domani, e quindi dobbiamo registrare, come si dice in gergo, degli inserti. Ma scusami una cosa, quindi dobbiamo vuol dire che anche domani ci scasserai, diciamo. No, domani, sulla tua presenza. No, se lavora Valentina, se sta registrando Valentina, domani mattina sentirete Valentina. Ho capito, allora poi perché hai detto dobbiamo, perché di essere comunque parte in causa? Beh, perché comunque faccio veramente, parte, guarda, faccio parte facendo veramente il sogno di Pulcinella, io ma Mimmo! Se veramente non ti rendi conto. Hai proprio sdoganato i limiti, come dicono quelli bravi, eh? Beh, stamattina mi sono via senza confini. Stamattina mi sono preso un po' di rimbrotti, Mimmo. Poi? Da dove vogliamo cominciare? Dalla finale di Champions. Tu sei il conducente, quindi io non parlo al conducente. Partiamo dalla finale di Champions? 20:45, Juventus-Barcellona, partita molto complicata per entrambe, secondo me, perché è vero che il Barcellona ha un attacco atomico, però insomma dietro non mi sembra una squadra irresistibilmente forte. A centrocampo siamo lì. Ci sono alcuni valori tecnici che probabilmente sono addirittura migliori quelli della Juventus rispetto a quelli del Barcellona, però è il sistema di gioco collettivo della squadra di Luis Enrique che diciamo dà, come posso dire, la sensazione di una maggiore forza per il Barcellona, però le finali sono così, lo puoi giocare mille volte partendo da favorito e magari le perdi o l'esatto contrario. Quindi secondo te, Mimmo, perde tanto la Juventus senza Chiellini? Secondo me sì, perde veramente tanto, perché Bonucci secondo me è un difensore scarso, lo parlo come difensore, proprio non mi piace. Barzagli è uno bravo che però non sta bene e che non ha il passo né di Neymar né di Messi, quindi ci sarà bisogno veramente di difendere molto di squadra. Sai, dove tu difendi come ti pare, provi tutte le alchimie tattiche, marcature attive, preventive, futuribili, certo. Poi prende la palla Messi al centrocampo, si posiziona vicino alla linea del fallo laterale, comincia, parte, se ne marca 5-7, fa gol e tu vai a dire, beh, io ho preparato tutto, che hai preparato? Laddove l'arte è nulla impossibile, e sicuramente Messi è un artista, quindi attenzione. È proprio così. Non mi chiede pronostici, perché le finali sono proprio... Però... posso dire, può succedere tutto, al primo minuto magari cacciano fuori uno dell'altra squadra per un fallo, per chiara occasione da gol, cose di questo genere, buttano fuori il portiere per un'azione da calcio di rigore, può succedere tutto, è inutile che uno dice quello è più forte. Se andiamo a vedere i valori è chiaro che da un punto di vista tecnico è più forte il Barcellona, certo, però andiamo avanti così, comunque ci frega il giusto, questo l'abbiamo detto. Diciamo anche due cose di Pescara a Bologna, se vuoi, così chiudiamo il... Sì, bello 0-0, basta un punto al Bologna, un pareggio al Bologna per arrivare in Serie A. Devo dire che raramente ho visto una squadra giocare così male come il Bologna. La Roma degli ultimi tempi di Rudy García era il fior fior del calcio spettacolo al confronto, però anche lì conta arrivare a Dama, poi come ci arrivi quello è un altro discorso. È molto bello, ovviamente sto facendo una battuta, vedere in tribuna tutti quegli ex romanisti quando c'è il Bologna e niente, se Bologna viene in A probabilmente sarà una sponda importante per la Roma per mandare a giocare qualche ragazzo che magari qui ha trovato poco spazio. Che altro dobbiamo dire? Da Rafa Benitez a Mihailovic per arrivare a un tentativo, un sondaggio per Emery, fino a Maurizio Sarri. Ha fatto la scelta giusta al Napoli? Il viaggio del Napoli interplanetario di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe voluto ovviamente portare una Emery, insomma è stata abbastanza pubblicizzata questa cosa, che poi ha rinnovato con il Siviglia fino al 2017. Lo volevano Napoli, lo voleva il Manchester City, lo voleva un'altra squadra inglese di cui non ricordo il nome, si erano fatti avanti anche altri club magari non così importanti come questo, alla fine ha deciso di rimanere al Siviglia.
e quindi il Napoli si è trovato costretto ad andare su altre piazze, diciamo, su altri nomi. La scelta di Sarri, così sembra, tutto lascia pensare che sarà Sarri il nuovo allenatore del Milan, del Napoli, ti dà l'idea di quello che avranno intenzione di fare. È cambiato anche il direttore sportivo, cambia l'allenatore, forse a Napoli si cambia registro proprio come impostazione di tutta la faccenda. A questo proposito mi chiedo, mai Higuain resterà a Napoli? E ti dico questo, Mimmo, oggi sono 15 anni che è stato presentato Batistuta a Roma, Gabriel Omar Batistuta. Tu non c'eri perché stavi a scuola? No, io c'ero, Mimmo, perché quel giorno feci, come si dice? Sì. Avevo un'interrogazione, non ci sono andato e sono andato a dire tutto il mondo sa che la sua maglia era giallo-rossa, a strillare a fare. E in pochi ricordano che in quel giorno vennero presentati anche un certo Walter Samuel, un amico Abel Balbo e Gianni Chicù, che comunque qualche spunto ce l'ha dato anche lui. Sì, faceva un caldo terribile, se vuoi io ti do i miei ricordi. Carlo Zampa in mezzo al campo che urlava e sudava come un forsennato perché la temperatura è veramente molto calda. Batistuta che poi viene in conferenza stampa con gli occhiali da sole dentro la sala stampa, e ho detto: questo va bene, si presenta così, va bene, va benissimo. L'importante è che poi sderena la porta. Quando si sderena la porta, devo dire che a quel proposito mi aveva maggiormente colpito la presentazione di Walter Samuel, però l'anno prima, che si presentò con uno stuzzicadenti in bocca alla conferenza stampa. davvero coatto. Comunque va benissimo così, magari avercene altri due di Batistuta e altri due di Walter Samuel. Sto facendo semplicemente della cronaca un po' gossipara, diciamo così. Servirebbe un colpo alla Batistuta, per cui ti chiedo, Mimmo, assolutamente, tu preferiresti un giocatore forte ma che non incendia la piazza o un giocatore che fa esplodere? Io ti devo dire una cosa, insomma, i nomi che si fanno sono tanti, no? Allora, sappiamo, ormai l'abbiamo capito, ci sono anche delle conferme dirette e indirette da parte di fonti societarie, più o meno accreditate, ma molto più che meno accreditate, che insomma confermano come la vera priorità del mercato della Roma sia un centravanti, uno spaccaporte, uno che faccia i gol. Io ti devo dire una cosa, io non lo so chi prenderà la Roma, perché Sabatini è molto bravo a nascondere i suoi reali obiettivi e cose di questo genere, però se poi si parla in questo periodo molto di Carlos Bacca e di Edin Dzeko, vuol dire che insomma qualche cosa è filtrato, quindi che quei nomi non sono dei nomi campati per aria. Poi magari noi stavamo aspettando Luis Adriano, è arrivato Dumbia, tu capisci come vanno le cose, no? Però ti dico, a te se la Roma prendesse sia Dzeko o Bacca scatterebbe proprio la lampadina cazzarola, guarda che abbiamo preso? Forse per Dzeko sì, per Bacca un po' meno. Non lo so. Sebbene pensi che Bacca sia un po' più funzionale probabilmente all'attacco della Roma. Non lo so, però ecco, anche questo è un discorso che vorrei affrontare con te. Che cosa significa funzionale per il gioco della Roma? No, ti spiego? Sì. Alla luce di tutte le cose che sono successe negli ultimi giorni, che cosa significa prendere un giocatore che vada bene a Garcia? Cioè, ancora si comprano i giocatori perché vanno bene a Garcia, oppure vengono presi i giocatori perché vanno bene per il direttore sportivo? Perché se è stato detto, ed è stato anche abbastanza confermato dal presidente, anche se lui ha detto delle cose diverse, il giorno prima la Gazzetta ha sfondato l'allenatore, il giorno dopo alla radio Roma Radio ha detto i giornali scrivono una manica di stupidaggine e cose del genere, insomma, quindi voglio dire, poi ci sono le carte che cantano e quello che ha detto la Gazzetta dello Sport sta lì a futura memoria. Quindi chi lo sceglierà il centravanti della Roma? Verrà scelto un centravanti per il gioco di Garcia o buono per tutto? E questa è la domanda, perché, te lo ripeto, visto quello che è successo negli ultimi giorni, verrà fatta una campagna acquisti per Garcia o per la Roma? Se Garcia è stato in qualche modo depotenziato, gli è stato detto, guarda che tu adesso devi fare soltanto l'allenatore, non ti preoccupare per tutto il resto perché al mercato ci pensiamo noi, allora chi lo sceglie il centravanti? Ecco perché ti dico, che senso ha più parlare di un centravanti
che vada bene per il gioco di Garcia, se poi Garcia deve fare buon viso a cattivo gioco, adesso è un gioco di parole ovviamente, legato a quello che poi gli porta la società. Chi lo fa al mercato? Sabatini? Bene, la Sabatini dice, per me il giocatore che serve per questa squadra è Ziantoni. Qualche un altro potrà dire no no, Garcia dice a me per il gioco mio mi serve Catoni. Ho capito, però, ma chi comanda? Guarda che se sta in un bel chiacchiericcio, diciamo così, che Mimo, poi non è un chiacchiericcio, ma come lo chiamo così semplicemente per non dire un bel dibattito all'interno proprio della società. Tu mi dici per il gioco di Garcia andrebbe meglio Bacca. Sì. Ho capito, ma Garcia sarà ancora padrone di fare il proprio gioco? Sarà ancora padrone di scegliersi i giocatori che lui reputa più adatti per le proprie trame di gioco, offensive, difensive, quello che prepara a voi? Io non lo so. Allora, ho due domande, Mimmo. Qualche dubbiettino ce l'ho, vai. Due domande. Quando Mourinho vinse il triplete, Branca, o chi per lui, prese giocatori differenti rispetto a quelli che voleva Mourinho. Mourinho voleva al centro, insomma, come rifinitore Deco, lui gli prese Schneider. Dietro voleva, mi pare, Carvaglio, lui gli prese Lucio e un altro giocatore che non ricordo. Va bene. E per cui prese giocatori che non voleva, cioè Branca, o ripeto, chi per lui, perché non credo che Branca sia così bravo come dirigente. Prese giocatori, scattare la querela, vero? Prese giocatori che Mourinho non voleva, eppure poi Mourinho vinse il triplete, sì, mettendo Eto'o terzino destro, insomma, anche facendo queste cose. Quindi ti chiedo, in quale società europea o italiana il mercato lo fanno a braccetto direttore sportivo e allenatore, e in quanto invece è il direttore sportivo che prende i giocatori e l'allenatore che di conseguenza fa la formazione? Ma insomma, io credo che in Inghilterra questo potere all'allenatore, insomma, viene ancora dato. Sai perché penso questo? Penso a quello che ha fatto proprio Mourinho, che tu hai nominato, no? Nella passata stagione con alcuni giocatori del Chelsea, che lui ha detto questi non mi servono, ti posso fare i nomi, Sì, sì. Ashley Cole, David Lewis, El Niño Torres, la gente qui. E lui non dice non mi servono, quindi è inutile che li teniamo, li vendiamo. Quindi è chiaro che la società in qualche modo poi ha dovuto sottostare alle direttive dell'allenatore. In questo caso, se il mercato lo fa Sabatini, che poi a sua volta deve rendere conto alla Pallotta o cose di questo genere, o può agire autonomamente, questo poi lo scopriremo solo vivendo. L'allenatore può dire a me serve Bacca, quello dice no, noi ti prendiamo Dzeko e devi far giocare Dzeko. Il rischio è proprio questo, cioè il paradosso è proprio questo, perché se nel momento in cui tu dai meno potere all'allenatore, questo è successo, fatalmente poi lo dai di riflesso su tutti gli aspetti della vita quotidiana di una società e quindi anche di una squadra. Allora io mi chiedo, ha ancora senso, lo ripeto, parlare di un giocatore adatto per il gioco di Garcia? Oppure occorre parlare di un giocatore scelto dalla Roma per giocare con la Roma? Secondo me, alla luce di quello che abbiamo visto recentemente, è più la seconda. Quindi se Sabatini reputa che il giocatore adatto da portare alla Roma è Ziantoni, se prende Ziantoni, anche se è uno che a Garcia, insomma, non era mai venuto in mente, diciamo così. E voi smentitemi con i fatti, però, mi dovete smentire con i fatti, e allora magari verrà preso un centravanti segnalato da Garcia, Gervinho non verrà ceduto, magari Keita verrà confermato e cose di questo genere. Ma se tutto questo non avviene, vuol dire che l'allenatore non ha più potere decisionale e che quindi deve fare la squadra con quello che gli passa la società. Certo, ti dico io, ti faccio un nome, che se tu porti Higuain, capisco che bravo Sabatini che ha portato, ma ci mancherebbe pure che Garcia dice no, a me questo, certo, non mi sta bene. Chiaro. Cioè, ti sto dicendo in sintesi, facendo un riassunto di tutto quello che ci stiamo dicendo da qualche minuto, che tu devi portare uno forte forte comunque, e che non ha senso, secondo me, parlare di uno che vada bene per gli schemi di Garcia o non vada bene per il gioco di Garcia. A me mi serve uno che spacca le porte. Quando è arrivato Batistuta, come tu stavi ricordando, 15 anni fa oggi, nessuno ha detto no, mi ho preso Batistuta, non è buono perché fa un dribbling, ma sti gran cosi, no? Ma Batistuta ha mai fatto un dribbling? No. È come Inzaghi, ha mai fatto un dribbling in vita sua, Inzaghi? Ma quanti ha gol mai fatto? Un gol di seconda, Inzaghi? Forse. Ma che me ne frega a me se non sei buono? A me la cosa importante è che mi fai gol.
Però detto tutto questo, che era una divagazione sul tema, io ti devo dire con grande sincerità che se tu mi porti Bacca, io ti dico, ah vabbè, hai preso Bacca. Se tu mi porti Dzeko, dico, ah vabbè, hai preso Dzeko. Se tu mi prendi Guain, io dico, cazzo che amo presa, oh. Certo. Eh? O no, sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Lo so. Mimmo, che tu non puoi non essere d'accordo con me, che dico delle cose talmente banali, talmente scontate, ma non è talmente vero. Inutili, talmente proprio prive di qualsiasi fondamento, che come fai a non essere d'accordo con me? Ma non è questa vero. È la verità. Non è vero. Ma io cerco di farmi capire, poi il problema è di chi non capisce. Allora, se tu mi porti al campione, tu mi puoi pure prendere un ragazzino de 16 anni e lo paghi 8 milioni di euro. Sì. Benissimo. Se questo ragazzino si chiama Messi, va bene. Se si chiama Zia Antonio e poi sparisce, non va tanto bene. Quindi tu sei per il centravanti che incendia la piazza. Ma è più che incendia la piazza, se no abbiamo Nerone e siamo a posto. Ma io ho bisogno di uno che mi spacca le porte delle avversarie. Capito? Batistuta se spaccava le porte, benissimo. C'è in giro un altro Batistuta? Forse no. Però qualcuno che gli somiglia, sì. Io credo che ci sia veramente bisogno di un grande calciatore, di uno che proprio che dia la sensazione che con lui in campo puoi arrivare a qualsiasi risultato. Mimmo, ti devo dire onestamente che se tu non vai su questi nomi che ti abbiamo fatto adesso, che ne so, Higuain, Tevez, Falcao, sta gente qui, tu fai fatica a dire mamma mia che abbiamo preso questo stanno e vincemo tutte, o no? Sì, sì. Bacca sarà pure bravo, Dzeko sarà pure bravo, chi prepara voi è bravo, ma quelli bravi 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 che te cambiano da soli in squadra sono altri, mi dispiace, lo diciamo prima, in modo tale che poi dopo arriva Dzeko e fa 225 mila gol, io mi disegno la bandiera bosniaca sul cappelletto. Che devo fare? Mimmo, ne parliamo tra un pochettino. Ammazza, Perché c'è stato il touch al di là del vetro, è entrato Vince Canzonieri di prepotenza. Sei maleducato, Giantonio. A tra poco, Mimmo. Mimmo! Io stavo però valutando una cosa. C'è accanimento? Ma non è che Agatoni può parlare con me. No, Mimmo. Guarda che comunque è vicendevole la cosa. Per me c'è accanimento. A proposito, come sta quell'amichetto tuo Riccardino? Sta un po' meglio, sta un po' meglio. Ma perché? Ma che sta male? Sì, Mimmo, sì. L'età, la brossa, dai, lo cose. No, cosa? La cotta? No. Ha preso una cotta per te? No. Vabbè, lasciamo perdere queste cose che attengono. Che lui affronta tutto con un po' di nervosismo, anche le irritazioni agli occhi, per cui si è fatto un po' male, però niente di cioè, le reserve del Q, diciamo. Sì, esattamente. Va bene. Quindi parlavamo della punta che incendia la piazza. Sì, il puntero. Perché, Mimmo, qualche anno fa Sabatini voleva prendere in maniera decisa Diego Costa. Sì, sembra di sì. Da queste parti si diceva. Questo raccontano gli amici di Sabatini, sì. Sì, da queste parti si diceva: ma che ce fai con Diego Costa? Chi è Diego Costa? Chi è Diego Costa? Per cui c'è anche questo pericolo che magari. Guarda che può andare via da Londra Diego Costa. Ma non credo, Mimmo. Non ha fatto benissimo quest'anno comunque a Londra Diego Costa. Ma l'Atletico Madrid deve essere la tua preoccupazione, sai? Poteva fare meglio, poteva fare meglio. L'Atletico Madrid è per Tevez? No. Per Pipita. Perché loro stanno. Perché Mandzukic si volevano dall'anima. Va al Milan? Non lo so, Mandzukic è uno che è molto bravo a fare il lavoro sporco, però fa pochi gol. E insomma non piace moltissimo. E lì sognano un centravanti argentino come si deve. Pipita, Higuain e Carlitos Tevez. Tra i due. Se l'Atletico Madrid si mette in testa di prende Higuain, perché Tevez mi sembra che sia destinato a tornare comunque in Argentina e non ad affrontare un'altra avventura, anche se da quello che scrivono Marca e gli altri giornali spagnoli sono pronti a riempirlo veramente dei soldi proprio fino all'orecchio. Però se vuoi fare un certo tipo di affare tra Tevez e Higuain, vai a prendere Higuain per tutto un discorso di età e cose di questo genere, no? E lì come ti muovi bene comunque, no? E io spero che la Roma
si possa muovere benissimo. Stavi dicendo di Diego Costa alla Roma, quindi? No, dicevo che magari mercato Roma, Diego Costa, Sabatini magari aveva in testa di prendere un giocatore che non conosceva nessuno o che conoscevano in pochi, non lo ha preso anche per la piazza e magari si è fatto sfumare un'occasione. E potrebbe succedere lo stesso magari con Bacca. Ma ti dico una cosa, ma secondo te perché, come ti posso dire, la Roma non prese Diego Costa in quella situazione? Beh, perché rinnovò con l'Atletico. Cioè, perché l'Atletico non lo vendeva, dici? Eh sì, rinnovò, gli venne messa una clausola da 30 milioni di euro e in più c'era Osvaldo da piazzare. Però non è la sensazione, adesso sto per di una cattiveria, cioè già lo so che sto per di una cattiveria, anche se non vuole essere una cattiveria. Però la Roma va su Diego Costa e non riesce a prenderlo. La Roma va su Luis Adriano e non riesce a prenderlo. La Roma va su Dumbia e ovviando minuti. Cioè, non sarà che il calibro del giocatore che fa la differenza. Il direttore sportivo. Però uno mi potrà dire, io me la spero, ma come? Un paio, tre anni fa, insomma, l'oggetto del desiderio di tutti è stato Destro. Nella passata stagione l'oggetto del desiderio di tutti era Iturbe. Quindi che cosa stai dicendo? Anche Strootman due anni fa. Cosa? Anche Strootman due anni fa. No, parlavo dei punteri. Ah, ok, certo, ok. Anche Strootman ovviamente. Però, che ne so, la sensazione che stavolta voglio così essere speranzoso, la sensazione che stavolta però viene uno forte. È Udenopià, non puoi non prenderlo. Non puoi non prenderlo. Sì, assolutamente anche indispensabile. Anche perché caro Gabriele Ziantoni, facendo un attimo di conti, e qualcuno sta cominciando a farli, ma insomma, anche, parlavo di giornali, noi l'abbiamo fatti mille volte, non perché non siamo i più bravi, perché ci abbiamo avuto la possibilità di farli insieme. Se tu avessi unito i soldi spesi per Destro, per Dumbia e per Ljajic, ti dico solo questi tre, a voglia più a Higuain, a voglia più a Falcao, potevi andare pure quasi a smuovere qualche cosa per Benzema, pensa. E poi, se tu avessi avuto la voglia, la forza, non so che cosa, la fortuna anche sicuramente. Io vi ricordo che non più tardi di 12 mesi fa o giù di lì, il Bayern Monaco ha preso a parametro zero Lewandowski, che è uno tra i primi 5 attaccanti centravanti migliori al mondo. Vabbè, ok. E su Lewandowski, su Lewandowski ci fa. Vabbè, Lewandowski ti sta sulle palle. No, magari lo prendesse a Roma. Ciao. Tra poco, Mimmo. Michele. L'ho trascinata in diretta, Ma chi è? Alla Gatoni, eccola qui. Ciao Mimmo. Oh, brava Zia, complimenti. Questo è il rispetto che si porta a una persona non soltanto più grande, ma molto più brava di te. Soprattutto. Entro io in trasmissione e tu te ne vai. Mimmo. Parlerò all'editore, Va bene, ma fammi sapere che ti dice. Non è questo il comportamento che si addice a una signora, Ma insomma, ma come? Te ne sei andata, non è bello. No, Mimmo, sono uscita prima che arrivassi tu. Che rapporti tesi che c'è dentro qua, radio. Ma non è vero mai, lo sai che ti adoro. Mimmo, ultimo ora che sta per far sbroccare la nostra Gatoni. Inter, iniziato incontro con il Bayern Monaco per Benatia. Mi dici per favore che non è vero, perché io sto per sbroccare in diretta, io mi faccio cacciato sta cosa. Io penso che se l'Inter prende Benassia, rosico come un marco. Ecco, siamo in due. Lo dico proprio. Rosico perché ripenso. No, non è che rosico, ma incazzo proprio. Bravo. È diverso. Bravo. Ho sbagliato il verbo. Bravo. Perché ripenso a quello che è successo un anno fa, quando sembrava che Benassia non potesse vivere senza la maglia del Bayern Monaco addosso. E se lui dovesse andare via dopo un anno dal Bayern Monaco, io mi incazzerei come una Gatoni impazzita, diciamo. Ecco, e quindi tantissimo, perché io perdo la testa completamente su questa storia. Attenzione che poi dopo se ne ritrovi sono dolori, Sì, ma la trovo sempre alla fine, però guarda, sono dei momenti in cui cercando di recuperare posizioni, Gatoni, ma ormai tu sei parlerò con l'editore di te, Annaggia, Mimmo. Mentre invece Mimmo, devo a pranzo, che devo fare? Ci segnalano un Van Persie
un Van Persie da queste parti, ma quando? Scusa, però adesso non vorrei. Ah, ma lo dito? Come posso dire? Non vorrei portare acqua al mio mulino, ma insomma, due giorni fa il Messaggero ha dato in anteprima mondiale, credo, la notizia della trattativa avviatissima fra la Lazio e il Manchester United e Van Persie, per Van Persie e con Van Persie, quindi non mi dici nulla di nuovo. No, hanno inviato una foto, ora sto cercando di capire se sia veramente Fiumicino, ma c'è un ragazzo abbracciato a Van Persie, non so se è di oggi, però ci segnalano un Van Persie a Fiumicino. Che ansia sta cosa mia. Ma come l'ansia? Ma addirittura ansia. Sì, perché è un giocatore che ho amato molto e non lo voglio vedere col pigiamino. Posso dire una cosa? Sì. Se tu prendi Higuain, ti viene l'ansia? No, mi viene un sacco di entusiasmo. E allora che? Allora, ti preoccupi se qualcuno prende Van Persie, se l'Inter prende Benatia. Quella cosa ti può far incazzare. Benatia mi incazzo un sacco pure io, e comunque è un altro ruolo, quindi lo rivorrei qua in ogni caso. Ma vabbè. Se tu prendi Higuain, ti passano tutti i rodimenti? Mi passano quelli per gli attaccanti. Tutti no. Capito, però allora vabbè. Tutti no. Allora, lo so, Benatia è proprio una cosa in colpo al cuore, per tutto il resto mi passerebbe. Vabbè, guarda. Allora è pieno di donne, dai. Che è pieno di donne? Allora è pieno di donne, sì. Ma è una battuta di un film di Verdone. Ah, okay, niente, lascia perdere, lei è tutta capita. Lei guarda solo Sorrentino, questi mezzi ma francesi, tutti impegnati. Guardo delle sciocchezze pazzesche. Voi, sono due coglioni. No, bravo, Mimmo, no, 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 Mimmo, c'ha no, ragione, no, quanto sono lenti. Sì, peggio di così di delle fiction tedesche. Bravo. Volevi dire che non ti entusiasmano? No, no, sono proprio brutti. Sono lenti da morire. C'ha ragione, non è tra i miei preferiti. Io starei tutta la vita a guardare, che ne so, Gazebo e Uomini e Donne, per dirti, però. No, o Amici. No, no, Gazebo e Uomini e Donne, quello è il mio prototipo. Cioè, tu sei da taratatatarara all'esterno a un Mimmo Ferretti. Che cos'è? A me fanno ridere, che devo fare, dai. Perché tu ti incanti con le massaie che urlano. Straordinario. Ma poi Mimmo, ma come si fa a credere che quei signori veramente si innamorano, veramente si vogliono bene? Ma è tutta una cosa, dai. Lasciamo credere solo mai. È tutta così, dai, ma che te frega? È perite, c'ha ragione Mimmo, insomma. Ma lo so, Gabriele ha difficoltà a farsi una risata. No, io purtroppo non mi devo divertire mai. Difficoltà evidente, mai. Proprio. Gabriele, ormai ti sei posizionato in questo ruolo un po' del finto ombroso. Da 31 anni che però mi ci sono condizionato. Però sei così, insomma, tu dovresti, come posso dire, aprirti alla luce del sole, diciamo. Ma mi scotto. Così te ustioni una volta per tutte. Ma che poi un tempo andava il bello e dannato, ma l'erudito ombroso non l'ho mai sentito. Vabbè, andrà prossimamente. Andremo come il camoglio all'autogrilla, vedrai. Il camoglio. Mimmo, sì. Ti piaceva questa cosa? Una palla di lievito nello stomaco. Manco su Twitter scrivono queste cose. Una roba brutta. Quindi scusa Mimmo, ma tu mi hai voluto dire che Higuain arriva? No, che io poi faccio questi rigurgiti, no? Lasci approvare sul 64, bello. No, ma no. Come? Ma che modi so? Sta succedendo? Ho capito, ho detto la verità nuda e cruda. Allora me ne stanno tutti rodimenti. Però io ti dico Lazio. No, mi dispiace un po'. A Roma. Poi vediamo che succede. Io sono d'accordo, speriamo che arrivi. Mimmo, ti voglio fare una domanda. Tosto. Ma Falcao te lo prenderesti? Radamello o Paolo Roberto? No, Radamello. Insomma, che ce l'ha sta fatto? Bene? Non lo so. È quello il punto interrogativo. Teniamo un altro dubbio qua. Cioè già ce n'hai abbastanza di punti interrogativi, Cioè abbiamo fatto sto giochino mille volte. Ti prende qualcuno che ti scatena proprio la fantasia, che ti dice mamma mia guarda chi abbiamo preso. Se tu prendi Higuain stai a posto, cioè, è esattamente il prototipo del giocatore che oggi ti potrebbe far tornare a sorriso a 45.000 denti. Gli altri che abbiamo detto magari sono o potrebbero essere più funzionali per la Roma, come vedi non parlo del gioco di Garcia, per la Roma, però ci sono dei punti interrogativi. Tu vai a prendere uno come Higuain che sbaglierà pure i rigori, però poi dopo quando sta lì tra palle messe alle spalle del portiere avversario, fra palle regalate ai compagni per poter far gol, eccetera eccetera, non è Icardi, perché voi lo sapete che il migliore attaccante nel facendo il computo dei gol segnati e degli assist è Maurizio Icardi, solo che Maurizio Icardi ha rinnovato con l'Inter, credo che con l'intervento di Banda con l'Inter
vento di Wanda, questo sì. Volevi dire, no? Bandita a Milano ci sta gran bene. Questo fatto è comunque Falcao si guadagni 15,6 milioni a stagione. Ma chi sei pezzi? Ma chi sei pezzi, ragazzi? Ricordati una cosa, che vendere, volere è potere. Devi vendere un Dumbia al giorno. Lascia perdere. Adesso tu parli dei guai negati e nomi di Dumbia, veramente la manchi di rispetto, eh. Non sei maleducato forte. Ma chi, come si fine avete fatto far, povero Danilo Sabatino? Danilo Sabatino oggi è esonerato dall'incarico. Abbiamo dei sabato a rotazione, Mimmo, quindi da spenderci. Comunque liberi. Sempre fra noi, sì. Sì, lo ritrovi lunedì bene. Qua a fare le sue disamine pomeriggio, figurati. Guarda che voi mo sottovalutate Sabatino, eh. Ma che io lo adoro. Dai. Mo sottovalutate. È un top player, Sabatino, top player assoluto. Cioè. Vabbè, insomma, chi abbiamo preso? Nessuno. Fatti conto, Mimmo. Fatti conto. Prima del fatti conto, fammi rivolgere un pensiero veramente con tutto il cuore al mio amico Giorgio Perinetti, che ha perso la moglie. E lunedì mattina ci saranno i funerali. Chi vuole bene a Giorgio si presenti, perché ne ha bisogno. Ci sentiamo lunedì. Sempre se Dio vuole. Ciao Mimmo, un abbraccio. Sì. Un abbraccio. Ciao.